tornati dal circuito Tazio Nuvolari per gara 2 di quella che si pronuncia una interessantissima sfida in RTK 600. Caro mio Andrea Tomio, sei pronto? Assolutamente sì. Prontissimo. Già sventola la bandiera già verde. Già sventola la bandiera verde, anche perché Andrea, dobbiamo ricordare che in gara 1 ha vinto Bianucci, alle spalle Liberini e poi Michael Como con Lorenzo Vock in quarta posizione. Evidentemente Bianucci ha bisogno di un terzo piazzamento. Può assolutamente Como andare a gestire. In testa. Grande partenza da parte di Michael Como. Marco Como, vabbè, mamma mia, già si è agitato, lo sappiamo. Team Speedy Bike, giusto sottolinearlo. Già eravamo partiti. Subito tira la staccata. Bianucci prova a passarlo. Allora, sì. Qui è giusto, Andre, fare un po' di chiarezza. Sì. A Bianucci non basta il primo posto. Deve vincere e sperare che Liberini arrivi terzo per vincere la classifica generale. Questo hack che fai mi sembra già abbastanza indicativo. Indicativo nel senso perché è brutta come situazione, perché tu tiri e stai davanti. Però devi sperare che succeda qualcosa, esatto, dietro. Quello e allora andiamo subito con William Benedetto, autore di una buonissima gara 1. È arrivato decimo, ma ha avuto un grande spunto all'inizio gara. Era settimo, poi è stato scavalcato. Evidentemente pista nuova! Mamma mia! Hai visto che imbarcata? Che imbarcata l'ho vista! Il mio Andrea Tomio mi sottolinea tutte le imbarcate. Andiamo tutti a pesca con Luca Partigliani, che intanto prova anche lui in qualche maniera sulla sua fiammante moto a scavalcare il diretto avversario. Aspettiamo il primo raffronto cronometrico, esatto, anche perché iniziamo, esatto, anche a capire qual è l'incedere, il passo. Guardalo qui, Mauri. È lui. È scattato qualche secondo prima, ma si trova qualche secondo dopo. L'importante per Mauri è finire la gara. Eccoci qui, Andre. Bianucci, Como, Liberini, ci prova Andre? Non ancora. Entra, non ancora. Ci riesce subito, anche qualche altro sorpasso alle spalle, mamma mia, serratissima, eccolo qua, lì. Qua, Liberini qua. Passa, Marco Como, vediamo se riesce a tenere Como, se Liberini lo vediamo spuntare alle spalle. Non lo vedo spuntare. Non lo vedo spuntare, tiene ancora la posizione, Marco Como, Bianucci sta provando a fare il solco alle spalle, è una gara piuttosto convulsa anche qui. Temperatura molto fredda. Sì, ma si vede anche, si percepisce proprio, guarda qua, guardando il cielo e vedendo che insomma... Cielo terso. Tu confermi che faceva freddo. Io te lo confermo, è passato Liberini. Sì. È passato Liberini su Marco Como. Fuori dall'S veloce. Sì. Esatto, fuori dall'S veloce in questo momento Bianucci. A nulla servirebbe la vittoria, perché se Liberini confermasse la seconda posizione... Mamma mia, bene. Bene, com'era vicino. Ha rischiato tantissimo su Romano. Esatto, su Romano. Andiamo, vanno a indugiare le camere con Cappelli e Benedet, che stanno provando a darsene di santa ragione. Intanto Benedet passa Partigliani. Sì. Di Nicola, sì, sì, lo passa. Sì. Sorpasso pulitissimo. Grande, sì. William Benedet. Buon sorpasso. Intanto prova ad andarsene Bianucci, ma c'è Liberini alle spalle che ha scavalcato Como. Anche Lorenzo Vock in quarta posizione, mi sembra che si stiano trascinando l'un l'altro i primi quattro e che c'è un bel gruppone dietro. Anche Vock comunque ha fatto un bel salto in avanti. Sì, partiva dalla nona posizione. Infatti è quarto rispetto al suo tempo. Mi sembra di aver visto un 27. C'è una bella discrepanza, molto alto. Vock partiva. Però adesso sicuramente si sta girando con i primi tre. È perché aveva un passo migliore, Benedet. Altro sorpasso ai danni di Romano, adesso si mette, anzi no, Romano è lì davanti, vuol dire che è stato sorpassato, ha controscavalcato Cappelli, ma Benedet sta veramente dando il filo da torcere, un po' come Mauri Morselli che dà del filo da torcere contro se stesso, una sfida con se stesso. Lui deve arrivare alle 500, esatto. Non ce ne frega la mazza se arriva primo, secondo, quinto, dodicesimo. 500 gare. Pensiamo 500esimo ed era un po' tanto. Esatto, esatto. Partigliani intanto vede alle spalle Cappelli e Benedet, mi sembra che in questo gruppone possa uscire una bella bagarre. Certo, sicuramente. Nel frattempo qua vediamo Benedet sempre alle prese. È sempre Romano, si stanno scavalcando, controscavalcando, non riescono a trovare la performanza corretta mentre quei due lì sono scappati. Io sai che ho una mezza idea. Punti su Bianucci? Ho paura per Bianucci che addirittura Liberini vada a prenderlo.
addirittura. Però ti faccio una domanda, ne abbiamo parlato tanto le altre gare. Sì. Liberini dovesse arrivare secondo, vince. Sì. Cioè vince poi la classifica generale. Non ti chiedo, non è che magari Liberini ci prova fino alla fine, ma poi quando vede che ha un giro o due dalla fine, beh, non ci riesce, si mette lì in posizione d'attesa. Cioè non è che Liberini sta sforzando tanto per creare uno stacco con Como e Boacquintanto Partigliani? Ancora! Tu dici per mettersi comunque al riparo, sa. Bravo. Che è sicuro, quantomeno. No. Sì, l'idea è sicuramente quella, però nella testa dei piloti stai facendo la gara. Io ci penserei che lo si so, sta giocando il campionato. Che ti dico, tu che sei una persona, mi dicevi, io ci penserei. Devi essere con Freddo calcolatore. All'ultima gara del che mi sta giocando il campionato ci penserei. Però ci sta anche che se ne hai per vincere, vincere con la vittoria la gara e il campionato è ancora più bello. Sarebbe straordinario. Doppio primo sarebbe straordinario. Evidentemente siamo ancora in camera con, stavo dicendo Demo, perché voi nel paddock lo chiamate Demo, me l'avete fatto chiamare Demo. Maurizio Morselli. Intanto sai che lì davanti qual è la novità? Che se le stanno dando di santa ragione Vignali, Partigliani, Regonesi. Benedet si trova ottavo in questo momento, mentre vediamo questa telecamera puntata su Morselli. Maurizio che ci sta veramente regalando grandi soddisfazioni, grandi praterie anche per lui, che sta, prende, lui sta conducendo la sua moto fino alla fine per arrivare. Guarda Liberini si è avvicinato tanto a Bianucci. Liberini passa Bianucci, è questa la novità. Liberini passa Bianucci. E adesso Bianucci secondo me dice Azzarola è davanti. E quando il qualora buono, anche dovessi metterlo dietro, è sempre dietro, cioè è un problema comunque, quindi in questo caso è un problema. Ha fatto tutto un discorso suo il buon mi sono messo nella testa dentro nel casco con Bianucci, allora, che pensava. C'è da dire una cosa, Andre, che Bianucci è partito, ha scavalcato Como, Liberini ha scavalcato poi Como per la seconda posizione, adesso Liberini starà davanti. Facciamo mente locale sul fatto che Bianucci basta la seconda posizione, perché Liberini quello che deve vincere, facendo in modo che Como arrivi facendo in modo che Bianucci arrivi terzo. Cioè Bianucci ha vinto gara 1 ed era davanti in termini di classifica. Ok, allora abbiamo, quindi okay, Bianucci, okay. Non è che adesso mi faccio una domanda, Andre, ti chiedo, okay, non è che Bianucci dica sai che c'è, io mi faccio anche sorpassare, mi metto lì comodo. Avevo invertito le cose. Questo il problema, perché a questo punto io ti chiedo, allora è diverso, Liberini è diverso. aveva l'esigenza cioè, o vai davanti o vai davanti, io ci provo poi, certo. Dovesse succedere quello che succede certo, mentre stiamo rivedendo la partenza. Avevamo insomma capito un po' male, perché dopo queste gare non, come sapete, non sono in diretta, quindi magari può capitare anche che tra gara 1 e gara 2 passi anche sì, ci del tempo, quel compare, posso esatto, scattare evidentemente non ci ricordiamo tutto. Però effettivamente adesso andando ad analizzare il tutto mi confermi che è così. Sì. Quindi ti confermo che ha vinto gara 1, infatti ricordo che fondamentale è stata la vittoria di gara 1, che l'avevamo sottolineato io e te, dicendo a questo punto a Liberini serve un'impresa. Deve vincere, esatto, e l'avevamo detto, lo ricordo benissimo, in diretta, o, e questo non si spera mai che certo, cada il certo, diretto però, concorrente sì, o che faccia un errore grave, oppure che Como, Voc, chi per esso si riesca a tenere dietro il passo e riesca a metterlo dietro in terza posizione, perché sennò è fatto, finita certo. 25-20-16 sono i primi tre. Già c'era uno stacco di 5 punti che ulteriormente si è ulteriormente avanzato con gara 1. A questo punto gara 2 ci diventava impensabile. Bianucci si è messo davanti, infatti ti dico, a ripensarlo, Andrea, a me, io ho quasi visto un po' come per dire passami pure, non ci facciamo male, ti faccio andare, io tengo il tuo passo dietro, c'è, senza darti magari fastidio, adesso vediamo, perché poi magari a un certo punto Bianucci dice no, io voglio arrivare primo lo stesso. Certo, beh, sono calcoli che fa qualsiasi pilota. Sì, esatto. Intanto voi dovete guardare l'attenzione con cui Andrea Tomio guarda gli slow motion delle moto. Sì, guardo come lavorano le sospensioni. E come lavorano? Dicelo. Adesso guarda, in questo momento. Questo è Liberini, eh? Liberini 56-72 Bianucci. Si può vedere la forcella, come scorre. Allora, intanto c'è da dire che questa è una pista piena di buche, quindi vedi davanti. Guarda, infatti nelle interviste pre-gara e poi anche post-gara, ad esempio Morselli ha sottolineato come
Forse una pista complicata per vedere. Sì, è piena di buchi. Mamma mia. Vibra, si inseguono quelli lì davanti. Vibra, vibra tanto. Però sai che Liberini Bianucci. Liberini a me mi dà l'idea che se la vogliono giocare fino alla che fine. Bianucci non è che gli stia dando tanto del vabbè, vai davanti e fa niente. Vediamo, cioè... passano, inizia tra poco il sesto, è già iniziato. Andre, il sesto giro. Quindi non è che manca tanto. Prima tu dicevi Como Voc. Guarda Lorenzo Voc come si è assottigliato rispetto a Marco Como, la differenza. Ho parlato un po' con Speedy Bike, mi diceva che già in gara 1 Marco Como ha dato molto, però ha avuto fatto qualche problemino. Pista complicata, me lo state dicendo in tanti, è una pista un po' più difficile di quella di Varano. Assolutamente, sì, un po' più. Lo hanno sottolineato anche in pre-gara, anche alcuni piloti in post-gara, dicendo molta fatica, il tempo che è cambiato. Però non è sempre detto che se faccia un po' più fresco sia un male. No, anzi, allora, tendenzialmente per i motori è meglio, perché mamma Voc, come ha ricucito con Como, e anche qui è visto nella S veloce gli va sotto, gli arriva sotto tanto, riesce a fare un po' più di percorrenza. Mi spiegavano che Como ha una moto molto performante chiesta da lui, perché lui ha detto mi trovo bene sin da subito, molto, si è tappato molto la moto, lui si trova oggettivamente bene, non tiene il passo di quei due davanti, tiene il passo diverso, però insidia il terzo posto Voc, e qui è una sfida anche qua punto a punto Voc Como. Sì, eccolo, eccoli, l'ha passato. Lorenzo Voc ha passato Marco Como. Questa era un po' un'altra sfida nella sfida. Mentre se ne sono andati, i primi due se ne sono andati. Como prova a ripassarlo in uscita sul dritto. Vediamo chi ha più potenza nella moto. Se ripassa Como, qui non vediamo perché siamo proprio live con Como. E il raffronto cronometrico dice Como. E effettivamente è Como. Voc alle spalle, largo, ma riesce a entrare bene. Grande difesa del terzo posto di Marco Como su Voc, mentre Partigliani è involato al decimo posto, alle spalle a Vignali e Regonesi, con Zagonner che l'ha staccato. Hai visto che sta succedendo quello che ti ho detto? Sì. Evidentemente a questo punto forse Bianucci ha capito. Ciao, va, fammi mettere calmo, faccio andare Liberini quando manca un giro, tanto io poi... Magari anche dai box gliel'hanno segnalato, Mentre qui imperversa la sfida, Como Voc mi ha insegnato, Andrea Tommy, che non si fanno mai pronostici. Ne è meglio di noi. Pilota è scaramantico anche lui. Morselli è scaramantico. Se faccio un pronostico e gli dico che spero che arrivi alla fine della gara, è una bella cosa. Sì, beh, dai, però. Sì, è sempre una sorta di pronostico. Mamma mia, Andre, guarda lì. Ha decisamente mollato Bianucci. Sì, ha lasciato andare Liberini, ma probabilmente gli arrivano segnali dai box di io dire penso di sì. Lascialo andare, vai tranquillo, l'ultimo giro. Da questo momento manca l'ultimo giro. Da questo momento manca l'ultimo giro, mentre vediamo anche come escono Como e Voc dall'ultimo tornante. Li siamo in attesa, li stavamo guardando, forse qui siamo proprio con Como. Io penso... No. Non è Como, secondo me è Como, perché è l'ultimo che sta passando, e qui secondo me vicino c'è Voc. Vediamo se sono loro due. È l'ultimo giro comunque. Un ultimo giro infuocato. Come sfrotta il cordolo, l'hai visto? Erano loro due, Como e Voc. Mentre là dietro impazzano Bocenti. Romano scavalca Bocenti. Gran sorpasso da parte di Romano alle spalle di Bocenti. Si mette alle spalle Bocenti. Bellissimo. In staccata. Intanto Benedet ottavo. E allora anche lui. Grande risalita. Ma vedo che anche Cappelli, che partiva terzo, ha chiuso male la prima gara, ottavo, qui è settimo, si sono un po' ribaltate, Andre. Sì, molto, molto. Forse, come dicevi te, anche questione di di nuovo Como tornando forte su, di nuovo Voc forte su Como, E adesso c'è da vedere perché mancano poche curve. Calcolando che qua la linea del traguardo, quindi della bandiera scacchi, è poco fuori dall'ultima curva. Esatto. Quindi eccolo, è passato. Adesso Voc. Como si deve inventare qualcosa, oppure è difficilissimo. Como deve inventarsi qualcosa, evidentemente deve farlo alla fine, mentre tra poco andremo ad indugiare su quello che è l'ultimo giro. Ecco. Vince Liberini, ma sicuramente esulta Bianucci alle spalle perché è campione di categoria. Grandissimo, primo e secondo Bianucci, guardalo lì, che gioia per lui. Vediamo come escono fuori Voc, ha scavalcato Como, terzo Voc, quarto Como, bellissima anche quella sfida, mentre vedo Bianucci festante, contentissimo. Vediamo come, grandissima felicità anche di Voc, a questo punto si prende il terzo posto di Cervesina. Vediamo come chiudono Romano, Cappelli, Bocenti.
grande Romano anche alle spalle. Benedet sta arrivando come un fulmine con dietro Zagoner, vediamo se si è fatto scavalcare. No, non si è fatto scavalcare, arriva Partigliani, arriva anche Vignali. Allora Andre, che bella gara, che bella doppia gara in Eretica Massa 600, ti vedo che ridi, sono contenti tutti, anche qua Cappelli che si va a complimentare, sì, sono compagni. È bello vedere, sì, perché è sempre lo stesso team, sì, si sono fermati, insomma. Si sono fermati, c'è anche Combo, no, non è Combo, non è Combo, è Bocenti. No, sì. Adesso Andrea vado a fare un sunto generale, lo facciamo dopo, perché adesso sì, andiamo con il podio, yes, con le classiche interviste post, noi ci rivediamo dopo per fare un po' il commento. La cosa importante è che gara 2 la vince Liberini, ma Bianu arriva Morselli, eccolo lì. Grande Morselli. Chi vince il campione di assoluta è Bianucci. Linea alle interviste post gara. Vok terzo, perché ha fatto quarto e terzo, però in questo caso il terzo è lui. Ci rivediamo per i commenti finali. Sono contento perché sono riuscito a far podio, però ho buttato via una terza posizione in gara 2, però vabbè, contento, dai. Ottimo, grazie. Allora, gara 2 penso che ho fatto decimo, quindi peggio di prima, ho fatto settimo prima, però niente, la batteria non sono riuscito a trovarla, non ce l'avevo, e niente, i primi giri la moto non andava benissimo, mi hanno sorpassato un po' di ragazzi dopo. Ho recuperato un fondo, sono tornato a girare come la prima gara, però basta, finita così, va bene, sono contento che non ha piovuto, ci siamo divertiti, anche se con l'umido stamani avevo la pole position, però... Per assurdo forse sarebbe stato meglio, sì, per te. Va bene, ma si lavora meglio con l'asciutto. Certo, un po' per tutti, dai. Grazie mille, ciao. Grazie a voi, ciao. È finita anche gara 2 per Maurizio Morselli. Maurizio, com'è? Il discorso è c'è poco da nascondersi, dobbiamo lavorare ancora perché noi la moto dal 2018 l'abbiamo cambiata completamente e quando vieni qui tu non puoi non vedere il gruppo va via e a Varano ci sei in mezzo. Mi aspettavo di fare meglio, ma adesso si strappavano le gomme, non solo per me, anche per gli altri, la temperatura dell'asfalto era molto bassa, comunque abbiamo lavorato e si può andare giù ancora perché io qua in 27.9 ho già girato. Però pensavo di venire qui a far prima, invece le condizioni sono diverse intanto, perché l'altra volta era luglio. Il motore ha un altro cambio e sai, non è che vieni qua a Cervesina, track, accendi la luce, sei già lì come... Comunque dai, abbiamo portato a casa dei punti perché? Perché si doveva fare questo, non c'era altra scelta e così risaliamo un po' le classifiche, anche se ero là di dietro, non mi nascondo, ma lavoriamo, non ci fermeremo mica attorno a queste cavolate qua. Però lo vedete anche nel mondiale, quanto Dovizioso ha dei problemi, anche io non sono Dovizioso, lo conosco, ma non sono lui, però i problemi li ho io, ma li hanno anche altri. Il problema è che il primato di essere il nonno non me lo toglie nessuno qua in mezzo, perché ti guardi, sono tutti i miei nipotini, cavolo. No, abbiamo fatto bene, dai, siamo arrivati alla fine, siamo a 94, no? Mancano 6 gare per fare 500. Infatti io ero lì a aspettare di farti quella domanda lì, quindi il contatore è salito. No, perché lo speaker lo dice, allora spero di non diventare vecchio troppo, di riuscire ad arrivarci. Grande Maurizio, grazie. Le andate, visto i ragazzi vanno forte tutti, io devo dire che sono tutti bravi, perché io avevo fatto dell'Europeo e anche girato nel Mondiale spesso, e questi qui sono bravi ragazzi, e non c'è niente da dire, vanno più forte anche di tanti altri trofei. È un bel evento, grazie a tutti voi. No, però grazie a voi che ci date una mano a livello di immagine, che molti dovrebbero capire di farsi un video, perché può servire un domani per trovare uno sponsor, tante cose. Cose che vedo che trascurano la loro immagine, ragazzi. Solo, non hanno un aspetto consono della propria immagine, di cosa fanno. Questo è il neo che ho visto, solo quello. Il resto, grazie all'organizzazione, grazie a voi, siamo arrivati in fondo a questo inferno, diciamo, di bellezze anche, perché essere qua si è anche privilegiati. Certo, grazie per le tue parole, Maurizio, grazie davvero. È un'immagine bellissima, William Benedet, Maurizio Morselli, grandi personaggi, grandi piloti. Grazie, vediamo il prossimo anno. La cena loro. Grazie Maurizio. William, grande compagnia di Maurizio, certo. Com'è? Ma bene, bene, i primi giri perfetti, gli ultimi giri, boh, ho incominciato a spinare un po', però tutto sommato sono contento, la moto ritorna a casa,
mi dispiace soltanto che è finito il campionato così presto. E ringrazio voi come sempre, i miei sponsor, e tutto lo staff e tutta l'organizzazione che è sempre perfetta e basta. Mi dispiace che finisce così. Meno male che il tempo ha tenuto, ci ha ringraziato su questo punto di vista e almeno ci ha fatto divertire, perché secondo me sotto la pioggia avremmo avuto altri musi e altre facce. Un bacione ragazzi, un bacione e ciao, alla prossima. Eccoci qua, dopo le interviste post gara, sempre con Andrea Tomio, molto soddisfatti diversi piloti, anche Marco Como, contento per la prestazione, Romano che ha chiuso molto bene, soprattutto questa gara 2, ma la cosa, anche Morselli ha parlato dicendo diverse problematiche sì, per quanto riguarda il circuito, però ha dato bene, Benedet stessa cosa, male nella qualifica, bene in gara. Andre, commento: Bianucci vince l'assoluta, secondo Liberini, terzo Bocenti che aveva fatto benissimo a Varano, male oggi oggettivamente, ha chiuso solo con 9 punti. Como stacca Vok, buonissimo terzo tempo alla fine nel podio generale. A te in chiusura, Vok ha fatto sicuramente un bel passo avanti e deve essere contento, perché insomma partiva un po' indietro, è riuscito a stare addirittura nel gruppetto dei primi e portare a casa un terzo posto. Bravo Bianucci, che ha vinto anche la Rookies. Esatto, quindi era entrambe le cose, Rookies e l'assoluta, quindi dai, meglio di così è andato. Non si può bene. Fare bene, vince Bianucci, Rookies assoluta, la challenge la vince Zagoner, 131, 105 Partigliani, Benedet e poi Morselli. Ciao Andrea, alla prossima gara. Ciao ciao.